Quanto più è bassa l'inerzia d'entrata, e internet da questo punto di vista è un caso classico, tanto più è il numero di gente che ci prova e tanto minore è la probabilità di riuscirci. Cioè, se noi fossimo qui con persone esperte di nanotecnologie avremmo lo stesso identico processo, ma forse invece che 6.000 progetti ne avremmo 100, perché ovviamente c'è uno zoccolo d'entrata. Questo quindi è chiaro che questa è un'area dove bastano due persone e un computer per fare un certo discorso. La seconda cosa è che secondo me, che siano le nanotecnologie o che sia internet, la cosa secondo me veramente importante è la squadra di competenze complementari. Cioè, anche all'inizio, cosa che però io ho visto nei primi progetti, cioè non è vero che basta solo l'informatico, ci vuole quello informatico, quello con certe caratteristiche e così via. Se questa cosa non si riesce a realizzare, le persone migliori a cui chiedere di darvi una mano per fare questo sono i venture capital, i corporate venturing e così via, perché sono quelli che vedono tutti gli altri e che quindi possono dire: ah Mario, ma perché tu non fai lo stesso progetto di Filippo, che in effetti avete queste competenze complementari? Quindi questa ricerca della complementarità deve essere fatta quanto più possibile all'inizio, e se non riuscite a farla completamente chiedetelo esattamente a chi svolge questa funzione di vedere tutto il sistema.